Shopping a Milano, shopping a Roma, shopping a Bolzano e shopping a Verona. È nata la giraffa, miracolo allo zoo, intervista al pescatore, c'è un cadavere nel Po. Buongiorno, oggi un'edizione particolare di Fatti e Misfatti. In tempi di coronavirus è meglio non ammassarsi negli studi, che ognuno faccia la sua parte e io faccio la mia parte, sono fuori dagli studi, come vedete, sono in una casa privata, rischiamo in pochi, rischiamo e prendiamo tutte le precauzioni. Sono a casa di Maria Stella Gelmini nel suo ufficio, sono venuta a intervistarla, lei è la presidente dei parlamentari di Forza Italia, è lombarda, ha una casa a Milano ma anche è di origine bresciane del Lago di Garda, conosce perfettamente la situazione della Lombardia, però fa anche politica in Parlamento e in questo momento è uno dei rappresentanti più importanti dell'opposizione al governo. Opposizione che su questo tema del coronavirus però confluisce e glielo chiediamo subito. Mi pare che in questo momento tra governo e opposizione ci sia una ragione comune. Beh, intervento, no? Certamente l'Italia viene prima di tutto e quindi a me fa piacere che ci sia stato in settimana un tavolo con il Presidente del Consiglio, da noi fortemente richiesto, nel quale ci siamo presentati come opposizione, quindi con i rappresentanti di Forza Italia, della Lega, di Fratelli d'Italia, abbiamo avanzato delle proposte economiche, ma soprattutto abbiamo condiviso il grido di dolore di Regione Lombardia e abbiamo chiesto e ottenuto, almeno in parte, l'inasprimento delle misure per garantire la sicurezza di tutti. Abbiamo imparato purtroppo a nostre spese a conoscere questo virus, sappiamo che non esistono farmaci al momento, non esistono vaccini. L'unica soluzione è l'isolamento, l'unica soluzione è stata quella che è stata adottata anche a Wuhan, cioè chiudere, stare in casa, evitare luoghi affollati, evitare strette di mano e quindi noi abbiamo rappresentato al Presidente del Consiglio, che con un po' di ritardo però mi pare abbia poi acceduto alla nostra tesi, la necessità di bloccare l'Italia. Meglio un blocco per 15 giorni piuttosto che continui decreti, continui provvedimenti che poi creano una grande confusione anche fra i cittadini perché non sempre sono facili da leggere e quindi con il rischio di allungare l'agonia, di allungare il fermo. Misure forti, coraggiose in questo momento sono indispensabili, ce lo dicono tutti i medici e gli esperti per battere questo virus. Ecco, questa cosa dei ritardi noi ne riparleremo, sì. Ne riparleremo perché ci sarà modo poi di rifare la storia, anche se poi quando si esce dalle cose, come io spero, come voi sperate, ci si pensa poco, ci sarà il modo di rifare la storia e quindi di non fare polemiche ora su questo. Però è una cosa importante quello che lei ha citato, Regione Lombardia ha avuto per prima la questione del virus, è stata però anche il pilota delle misure da prendere. Quando ha preso il blocco della zona rossa, la misura per Casal Pusterlengo, Codogno, Lodi e quei comuni lì attorno, ci sono state lì le polemiche, state esagerando. Per molti giorni ho continuato a sentire, state esagerando, ho sentito perfino medici, ma l'ha sentito pure lei, che diceva, ma è un'influenza, che fino all'altro ieri è una questione che ha detto pure Trump, ha continuato perfino il Presidente degli Stati Uniti. Ora noi, invece, secondo me, questa che abbiamo imboccato ora è la stessa strada che fu all'epoca di Codogno ed è l'unica strada. Esatto, anche perché l'unica notizia positiva che noi abbiamo con riferimento all'Italia è Codogno. Cioè dove è stata delineata una zona rossa, dove sono state poste le regole più severe per gli spostamenti, dove le persone sono state messe di fatto in isolamento, i risultati sono positivi perché ad oggi il contagio in quei territori si è fermato. E quindi io credo che sia molto importante ascoltare gli esperti, ma soprattutto ascoltare i rianimatori, perché è vero, anche gli esperti si sono divisi e come diceva lei c'era chi sosteneva che fosse un'influenza e sicuramente per molti lo è. Il problema è che per una percentuale invece di contagiati sono necessari non solo i ricoveri in ospedale, ma soprattutto in terapia intensiva. E quindi la difficoltà che sta affrontando Regione Lombardia è l'affollamento delle terapie intensive, delle sale di rianimazione,
con come dire, un aggravio di fatica per gli addetti ai lavori che dobbiamo ringraziare, perché io ho incontrato in questi giorni davvero, forse stiamo riscoprendo la funzione straordinariamente alta di coloro che si occupano della salute delle persone, i medici, gli infermieri, i ricercatori, tutti coloro che operano sul campo sono impegnati in un'attività faticosissima. E quindi, direttore, tutto sommato a noi non è richiesto di andare in guerra, ci sono altre persone al fronte, noi dobbiamo semplicemente stare a casa e mettere in campo quelle regole che sono indispensabili e sono anche regole di rispetto, non solo per la nostra salute ma anche per quella degli altri. Ci sono persone che invece questo virus le costringe a fare attività defatiganti e anche a rischiare un po' la propria vita, perché ci sono anche molti medici che purtroppo si sono contagiati. Ieri è morto il presidente dell'Ordine dei Medici di Varese, professor Stella, per coronavirus. Diciamo la verità, che non si è detta tanto finora: i medici e gli infermieri impegnati in prima linea in questo momento per noi nel 2020 in Italia sono come i pompieri a New York quando ci fu la storia delle tre torri, furono considerati eroi nazionali a nome di tutti. Io credo che lei ha detto una cosa importante: noi non dobbiamo andare in guerra, noi dobbiamo però fornirgli meno feriti possibili, noi dobbiamo fare in modo che da loro vadano meno malati possibili. Questo possiamo fare, no? Ora io cosa le chiedo, perché sono venuto anche a trovarla, a disturbarla qui? Siccome la polemica politica in Italia è permanente, costante, incessante, forse anche un bene, non è che voglio eliminarla, allora io ho sentito le indicazioni del governo stanotte, so che sono condivise dalla Regione Lombardia perché ha scritto una lettera in cui chiedeva di darle. Ora però dalla sua voce, lei è un esponente dell'opposizione, voglio sentire le indicazioni non di un governo ombra, di un controgoverno, ma per permettere agli italiani di dire: o rispettate le regole di Conte o quelle della Gelmini, pari, o quelle di Fontana, pari sono. Ci dice cosa bisogna fare, proprio partendo dalla pratica individuale fino alle aziende. Intanto lo abbiamo un po' imparato. Noi siamo un popolo molto socievole, abituato a stare insieme e anche molto caloroso negli scambi di saluti. E oggi purtroppo questo virus ci impedisce la stretta di mano, il bacio, il contatto ravvicinato, soprattutto la presenza in luoghi affollati. Su questo devo dire che a me sembra che le persone anziane si siano ritirate nei loro appartamenti e che bene o male il messaggio sia passato. Poi se andiamo a vedere, questi decreti potevano essere scritti meglio, stamattina c'è una polemica perché rimangono delle zone d'ombra, però non dobbiamo nemmeno fare il leguleio. Oggi la strada è stata imboccata ed è la strada del rigore e quindi adesso tocca a ciascuno di noi. Vedo un po' più svogliati nell'applicare queste regole i giovani, perché magari il pub è chiuso, il locale è chiuso, però stanno sulle panchine tutti vicini a guardare il cellulare. Queste cose non si devono più fare. Adesso proseguiamo, ma sai una cosa che mi ha colpito? All'inizio il messaggio che è passato è stato un messaggio: muoiono gli anziani, muoiono sopra gli 80 anni. Ho sentito molti giovani che dicevano: a noi non ci colpisce questa cosa. Non è così. Muoiono quelli sopra gli 80 anni con più frequenza, come sempre, muoiono sempre di più quelli sopra gli 80 anni, ma vengono ricoverati in quelle terapie intensive anche ragazzi di 20 e di 18 che non pensino di essere immuni. Lanciamo questo messaggio perché... Che sia intanto il rispetto per la vita a qualunque età, quindi non è che ci possiamo rallegrare se vengono colpiti di più gli anziani, quindi per rispetto anche nei confronti degli anziani è indispensabile mettere in atto alcune regole, alcune le ho dette prima, altre sono soprattutto la presenza in luoghi affollati e l'evitare le cose che sono superflue. A far la spesa evidentemente qualcuno ci deve andare, magari dal parrucchiere o dall'estetista, adesso sono chiusi finalmente, non ci si deve andare, ma insomma è una questione di rispetto ed è una questione di sostegno alle persone più fragili, che magari sono immunodepresse, che hanno un'età più avanzata e che quindi sono più esposte a questo virus. Ed è un fatto anche di rispetto per chi sta lavorando tantissimo, soprattutto gli operatori sanitari che stanno facendo dei turni massacranti per provare a come dire, accogliere tutti i malati che hanno bisogno delle loro cure. E devo dire che bisogna anche evitare
la propagazione del virus, perché anche una regione dove c'è un sistema sanitario avanzato come Regione Lombardia è sotto stress. L'assessore Gallera e il presidente Fontana provano anche a realizzare nuove terapie intensive, ma ad oggi faticano ad arrivare la strumentazione, i respiratori, tutti i mezzi che servono per garantire queste sale sterili nelle quali le persone vengono attaccate all'ossigeno per poter continuare a vivere. Quindi la situazione non deve essere drammatizzata, non dobbiamo cedere alla paura, però non possiamo nemmeno essere incoscienti o irresponsabili. Mancano anche le mascherine, mancano, perché ecco, noi l'abbiamo punto, lì. Però guardi, questo è un punto sul quale noi come Forza Italia vogliamo fare una grande battaglia in Parlamento, perché non è pensabile che non solo gli operatori sanitari, che forse oggi sono stati coperti, ma che i cittadini non abbiano i dispositivi di sicurezza. Queste mascherine purtroppo non ci sono o si trovano su internet a prezzi esorbitanti, un po' come la mucchina. Ecco, io penso che il governo dovrebbe imporre, come ha fatto la Francia, come sta facendo la Germania, la produzione, magari la riconversione produttiva di alcune fabbriche, di alcune industrie, per produrre mascherine e darle a tutti, perché comunque oggi queste mascherine, è vero che c'è stata la polemica che non sono indispensabili, però sicuramente aiutano. Io per esempio oggi sono tornata da Roma a Milano in aereo e ho usato la mascherina, perché poi si va su questi autobus molto affollati e quindi ci sono dei contesti nei quali l'utilizzo della mascherina è indispensabile. Quindi il governo secondo me si deve occupare di questo fatto. So che dalla Cina sono arrivate alcune produzioni di mascherine, di materiale utile per come dispositivo di sicurezza, ma dobbiamo fare in modo che tutti i cittadini li possano avere. Chiediamo il rispetto delle regole, ma diamo loro anche le condizioni per poter proteggere la propria salute e quella degli altri. Quindi produrle noi. Sì. In generale, per la parte che riguarda l'attività produttiva ed economica, poi la vita delle persone, perché sono salari, stipendi, quali sono le vostre proposte, dove coincidono e anche dove volete fare di più del governo? Diamo una notizia positiva. Ieri il Parlamento all'unanimità ha votato lo sforamento del deficit. Cosa vuol dire? È stata una battaglia di Forza Italia e del centrodestra quello di aumentare l'indebitamento. Il governo era partito da 3, 6, 7 miliardi. Noi siamo riusciti con la nostra azione a convincere l'Europa per il momento a darci 25 miliardi. Che sono una cifra non sufficiente, ma sicuramente molto più consistente di quella prevista dal governo all'inizio, e questa cosa ci serve per far fronte ai primi interventi contro questo virus, perché il coronavirus ci costringe da un lato ad un'emergenza sanitaria, ma dall'altro anche ad un'emergenza economica, forse la peggiore degli ultimi anni, perché il fermo delle aziende, dei ristoranti, di tutte le attività economiche ha un costo molto elevato. Allora noi oggi abbiamo a disposizione questa cifra. A cosa deve servire? Beh, innanzitutto a sospendere i mutui, gli affitti, i leasing, le tasse, perché è chiaro che c'è un mancato fatturato per un mese, temiamo forse per due o tre, ed è chiaro che in questo periodo di fermo, nei quali le imprese, i professionisti, le partite IVA, i commercianti non ottengono fatturato, non hanno guadagno, devono essere supportati dallo Stato. Lo Stato si deve far carico totalmente di questo fermo e deve, almeno sul piano economico, rassicurare i cittadini. Poi c'è un altro provvedimento importante per i lavoratori dipendenti, ma non solo, dottor Liguori, quelli a tempo determinato, anche i lavoratori stagionali. C'è una contrattazione flessibile che assume tantissime forme. Devono essere coperte tutte con gli ammortizzatori sociali in deroga, e questo è una cosa che noi chiediamo al governo da due settimane. Il governo è in ritardo, promette di farlo venerdì. Per noi è fondamentale garantire gli stipendi a fine mese, perché dentro l'emergenza sanitaria noi dobbiamo dare alle persone delle certezze. Certezze ai lavoratori, che a fine mese lo stipendio ce l'avranno, certezze di liquidità alle imprese, perché le imprese hanno uno straordinario problema di cassa, e quindi noi abbiamo chiesto all'Europa di sospendere Basilea 3 e 4, cioè quelle regole che impediscono e che configurano come aiuti di Stato il sostegno alle imprese.
in questo momento di emergenza non deve scattare la logica degli aiuti di Stato, deve scattare la logica di salvare i posti di lavoro e salvare le imprese, dare liquidità attraverso la BCE alle banche affinché loro la possano dare alle imprese anche piccole, perché ricordiamoci che nel nostro paese ci sono grandi aziende, ma il tessuto produttivo è fatto prevalentemente da piccole e medie imprese che non hanno risorse e che di fronte ad un fermo lavorativo di 2 mesi possono andare in difficoltà. Anche perché ora siamo in Regione Lombardia, vale l'emergenza sanitaria e poi vale ancora di più l'emergenza produttiva, economica, ma questa cosa sta viaggiando in tutte le regioni, certo. Cioè noi ci ricordiamo bene di quando la Francia, la Germania dicevano bene, in Italia c'è stato qualche disastro, a noi non ci riguarda, ora continua a farlo la Gran Bretagna, ma oggi è cambiato il tono certo. della Germania moltissimo, è cambiato il tono della Francia che ha un suo protezionismo, ma sta prendendo le stesse misure di blocco delle manifestazioni pubbliche. Ancora la Gran Bretagna non lo fa perché sente molto l'influsso degli Stati Uniti di Trump, ma pure intanto, Trump sarà costretto. Intanto cominciamo a dire che l'OMS, l'Organismo Mondiale della Sanità, ha dichiarato la pandemia, quindi a me spiace, perché lo dico da convinta europeista, ma questa Europa proprio non ne imbrocca una, perché ad oggi ha lasciato sola l'Italia, sia quando si è trattato del tema di affrontare l'emergenza dell'immigrazione, anche sul fronte sanitario. Ieri la von der Leyen, dopo gli appelli del presidente Berlusconi, di Antonio Tajani, qualcosa si è mosso, però ha accumulato un ritardo. Oggi questo virus non è un virus che ha colpito solo l'Italia, è un problema mondiale. Ed è un problema che va affrontato anche su scala europea, quindi noi ci saremmo aspettati misure regolamentari per evitare il contagio di scala europea, così come ci saremmo attesi, e oggi qualche segnale lo abbiamo, ma dopo aver forzato non poco, messaggi chiari dal punto di vista economico. Quello che ha detto lei, tanti non lo sanno, ne approfitto, perché ha detto una cosa che conosce, ma che voi forse non conoscete bene a casa. La dichiarazione di pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità comporta una cosa soprattutto: da quel momento l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutti gli istituti economici collegati devono accorrere in soccorso di qualsiasi paese sia in difficoltà, perché pandemia significa che ci riguarderà tutti, ma che però parte da questo o da quell'altro punto. All'inizio era la Cina, ma la Cina non vuole, non richiede una dichiarazione per far venire gente da fuori in casa. Ma questa questione che ha sollevato adesso l'onorevole Gelmini è il centro della dichiarazione di pandemia. Gli altri stati dovrebbero venire in soccorso di Italia oppure di un'emergenza di Regione Lombardia se si vede che non ce la fa con le sue forze. E quindi ribadisco quello che ha detto, cioè bisogna pensarci prima, no? Beh, sicuramente si è accumulato un ritardo sia da parte del governo sia da parte dell'Unione Europea. E soprattutto l'Unione Europea ha capito con un ritardo colpevole la portata di questo virus e ha provato a circoscrivere il problema in Italia. Oggi è chiaro che non è stata l'Italia a contagiare il mondo, che non è un problema solo italiano e che le misure quindi devono essere adeguate sia sul piano sanitario che economico alla portata di questo evento eccezionale. Certo, e che conviene a tutti che si fermi qui prima possibile per non dilagare di più. Credo che dovremo anche, dottor Liguori, superare un altro nemico che è la burocrazia. Certo. Cos'è che temo? Noi al tavolo con il Presidente del Consiglio abbiamo illustrato tutte le misure economiche che ci sono state suggerite dalle diverse categorie, perché non c'è una categoria esente da questa catastrofe. Perché dai ristoratori, ai bar, al mondo del commercio, all'artigianato, tutti. Alla logistica, agli studi professionali, tutti sono colpiti da questo fermo imprevisto. E quindi occorrono misure semplici, nette e coraggiose e bisogna sconfiggere la burocrazia. Per esempio, noi abbiamo proposto di implementare il Fondo Centrale di Garanzia per dare ossigeno alle imprese. Non deve diventare un problema irrisolvibile accedere a questo fondo, non bisogna compilare decine e decine di moduli per accedere ad un contributo al quale si ha diritto. Ecco, su questo io mi auguro che il governo per una volta ci sorprenda in positivo, perché fino adesso così non è andata, e predisponga dei provvedimenti
chiari e facili anche per il cittadino. Ho ricevuto questa mattina parecchie segnalazioni da parte di una categoria di persone che naturalmente io ne faccio parte, ma a voi anche sta a cuore, è una parte importante dell'elettorato del centrodestra, le partite IVA. Certo. Le partite IVA dicono alcuni rappresentanti, professionisti, gente che comunque lavora a partita IVA, da sempre considerati evasori, quindi una minaccia per la società. Le partite IVA oggi dicono: di fronte al coronavirus siamo tutti uguali, però gli altri hanno dei minimi, esatto, di garanzia, non ce n'è nessuna prevista per, certo, questa categoria che rischia di perdere. Sì, è una categoria non particolarmente amata da questo, d'accordo, governo, perché noi abbiamo dovuto difendere le partite IVA anche nell'ultima legge di bilancio per mantenere la flat tax almeno a 65.000 euro, perché non solo non l'hanno portata a 100.000 euro, ma volevano addirittura toglierla. Adesso è chiaro che i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sono un numero cospicuo, ma sono una minoranza rispetto alle contrattualistiche che vanno a siglare i rapporti di lavoro nel nostro paese. Quindi le partite IVA, gli autonomi, le piccole imprese devono essere sostenute, devono essere guidate. Quindi l'attenzione che deve fare non solo la politica, non solo il governo, ma anche come dire, la parte amministrativa, che poi è quella che compila gli atti, è di costruire dei provvedimenti facili da leggere, comprensibili, chiari, senza produrre quell'inutile peso di ipertrofia burocratica che ogni volta va ad ammazzare la vita delle persone, a far perdere tempo e a determinare anche delle disparità di trattamento, proprio per come vengono scritte le norme. Quindi questo è un punto sul quale noi insisteremo appena avremo i decreti. Noi sono 15 giorni che incalziamo il governo dicendo: sugli ammortizzatori sociali in deroga bisogna intervenire. Pensi che solo il comparto del turismo ha perso già 30 milioni di visitatori e 7 miliardi di fatturato. Cosa diciamo a chi oggi ha un albergo, un ristorante, una trattoria, che deve tenerlo chiuso e ha le cancellazioni, non solo per il mese di marzo-aprile, ma anche più in là. E si avvicina l'estate. Quindi abbiamo davvero la necessità di interventi forti. Freghiamocene del patto di stabilità e di tutto questo rigore, che sicuramente è giusto, ma non di fronte ad una situazione come questa. E incalziamo l'Europa, noi l'abbiamo fatto ieri, abbiamo votato non a cuor leggero quel provvedimento, ma lo abbiamo fatto pur essendo all'opposizione, perché serviva all'Italia, non serviva a Conte. Sono soldi che sono degli italiani, che in questo momento sono in grande difficoltà e devono poter avere la liquidità per far fronte alle esigenze quotidiane. Ma io credo che la stessa Presidente, la von der Leyen, non avrebbe fatto quel messaggio, sì, che ha fatto, che ha preparato con una certa accuratezza. Se non avessero avuto l'idea che rischiamo di perdere l'Italia in questa, sì, vicenda, rischiamo di perdere dall'Europa, come una volta si temeva per la Grecia, ma noi abbiamo questo virus. Detto questo, mi pare che ci siano due fenomeni che riguardano la politica. Il virus, il coronavirus o quello che è, Covid-19 chiamiamolo, il Covid-19 ha ottenuto intanto l'effetto di ricompattare molto il centrodestra, che oggi parla, sì, con una voce unica, sì, siete andati a parlare con una voce unica, ma tante volte si parla di governo, di unità nazionale, cose incredibili, impossibili, che non si sono realizzate. Le distanze in questo momento sono, sul virus, sono molto molto sottili, cioè oggi tutti un po' dicono la stessa cosa. Il governatore della regione Emilia, Bonaccini, che ha preso i voti, che ha sconfitto Salvini poco fa, oggi parla la stessa lingua di Fontana. Beh, diciamo che questo virus rende protagoniste anche le regioni, i governatori, coloro che lavorano sul campo e che hanno la responsabilità della salute. Però guardi, io non penso che serva o ci sia nostalgia di un governo di unità nazionale. Ognuno può rimanere sulla propria sedia a svolgere il ruolo che i cittadini gli ha affidato, e quindi noi siamo all'opposizione, certo, e chi è in maggioranza è giusto che governi. Dopodiché è chiaro che l'interesse dell'Italia viene al primo posto, e quindi non è questa la stagione delle polemiche, ma nemmeno possiamo azzerare le distanze, perché il centrodestra si è presentato unito sia sull'emergenza sanitaria che sull'emergenza economica. Non le nascondo che rispetto al governo ci sono linguaggi, sensibilità molto differenti, però bene ha fatto il Premier ad ascoltare le opposizioni. Noi abbiamo presentato le nostre proposte e non ci taceremo finché non avremo visto queste proposte scritte nero su bianco nei decreti e attuate.
e quindi ognuno va avanti a fare la propria parte. È chiaro che è una situazione dove cambia anche il lavoro in Parlamento, perché il Parlamento rimane aperto, ma lavoriamo anche noi rispettando le regole, quindi ieri, per dire, questo voto, che era un voto all'unanimità, è stato comunque complesso, perché abbiamo dovuto tenere le distanze, entrare scaglionati, cioè la vita di ciascuno di noi è un po' sconvolta, però io sono convinta che se saremo disciplinati, se saremo rispettosi degli altri, se ognuno farà la propria parte, il paese uscirà rafforzato da questa prova, come quando si vince una sfida difficile che crea molta fatica, molto stress, ma poi c'è comunque il superamento di questa prova. L'Italia deve dimostrare al mondo di sapercela fare. È chiaro che serve anche una tutela dei nostri prodotti, non abbiamo parlato dell'agricoltura o del Made in Italy, lì ma ci sono rimaste delle deroghe in questo decreto, giustamente, sì. L'allevamento, l'agricoltura, sì, specifica, non si può azzerare tutto, no, tra le attività da ridurre. I servizi indispensabili devono ovviamente rimanere, noi però dobbiamo stare attenti, perché l'assalto da parte qualche volta dell'Europa o dei concorrenti stranieri rispetto al Made in Italy è sempre un assalto facile, e quindi noi dobbiamo difendere i nostri prodotti. Pensare che debbano essere virus free fa semplicemente ridere, è un attacco stupido e strumentale alle nostre produzioni, alle nostre eccellenze. Quindi la politica adesso si occupi dell'emergenza, metta in salvaguardia aziende, famiglie e lavoratori. Poi però ci vuole anche un piano di investimenti. Noi abbiamo evocato, direttore, siamo molto orgogliosi del modello del Ponte Morandi, lei lo conosce bene. E che si sta facendo? Che si sta realizzando. Allora, se dopo il crollo di questo ponte, dopo una tragedia, l'Italia riesce con un commissario, con un, diciamo, riducendo la burocrazia del codice degli appalti, che secondo me è alla base delle molte difficoltà che noi abbiamo nello spendere i soldi che ci sono, se riesce a costruire questo ponte in tempi congrui, vuol dire che si può fare. Allora quel modello, che è fatto di spesa delle risorse a disposizione non in conto corrente ma in conto capitale, cioè per realizzare opere, si può fare anche a livello nazionale. Su questo noi da tempo incalziamo il governo, perché riteniamo che debba essere abolito il codice degli appalti, che è un burocratese insopportabile, e si debba invece passare a quella che era la logica della legge obiettivo, con la quale abbiamo realizzato con il governo Berlusconi l'alta velocità e tante altre grandi infrastrutture. L'Italia non si deve arrendere, deve pensare all'emergenza, ma deve anche non smettere di pensare in grande, e quindi il tema degli investimenti, un modello come quello del Ponte Morandi, la tutela della nostra agricoltura, delle nostre esportazioni, passa evidentemente da un governo che io mi auguro oggi, dopo l'emergenza, smetta di essere ostile nei confronti di chi fa impresa e dia invece una mano con progetti seri e con risorse concrete. Ci possiamo fermare qui, naturalmente lei è venuta a Milano e quello che è, cioè la città è desertificata, sì, ma anche Roma adesso, quando tornerà in, sì, Parlamento, è così. Speriamo che questa cosa duri 15 giorni, 20 giorni e che dia un colpo importante, forse non del tutto risolutivo, ma importante al virus, e che preluda a ritornare a una Italia che lavora, normale, come quello che abbiamo visto a Genova in questi giorni per il Ponte Morandi. L'Italia si ferma, ma lì si lavora su 3 turni. Questo bisogna sempre ricordarlo, come i medici e gli infermieri lavorano 24 ore al giorno. Ci fermiamo qua con Fatemi Sfatti, ne rifaremo altri fuori dallo studio, prendendo le cose più interessanti o positive che possiamo trovare in questo periodo. Ringraziamo Maria Stella Giovini che ci ha anche ospitato con la camera e con i nostri tecnici, e ringraziamo naturalmente chi ci ha ascoltato. Buona giornata con la linea TGCOM.